Buongiorno ragazzi, oggi siamo col pedalò sul lago di Pusiano. Ci andiamo a fare un girettino, lo si può affittare sempre nello stesso posto dove siamo andati con la motonave e niente, andiamo a vedere com'è il lago di Pusiano col pedalò. Vuole, mi sa, un'istruzione per il pedalò per me. Ok. Poi dopo dovresti dire... Eccoci qua in mezzo al lago. Allora, al lago di Pusiano si può, oltre ad affittare il pedalò, che comunque è in questo caso con due posti per pedalare, ma può salirci benissimo anche la famiglia, quindi in 4-5 persone. Ti danno i salvagenti nel caso di sicurezza ed è tutto completamente tranquillo e sicuro. Oltre al pedalò si può, dimenticavo, il pedalò lo si può affittare ad ore, noi in questo caso l'abbiamo affittato un'ora e basta a 12 euro. Oltre al pedalò su questo lago è possibile fare altre attività, che è quella del kayak, qua c'è un'associazione e poi è possibile affittare anche la barca elettrica, sia per una gita normale sia per il discorso della pesca. Ed ecco qua, questa è l'isola dei cipressi. Non è possibile attraccare con il pedalò e visitare l'isola, è possibile visitarla con Egirent che fanno visite guidate e vi portano qua con la motonave. Qua vediamo la casa sull'albero. Eccola qui, la motonave. Questa motonave, quella che vi appunto dicevo prima, vi fa fare, oltre al giro del lago, la visita all'isola dei cipressi. Dietro di me la motonave.
veloci come la motonave. E dopo una bella pedalata ci si rilassa in mezzo al lago e si prende anche un po' di sole. Oggi è la giornata perfetta, anzi forse era meglio se non mettevo i pantaloncini. Siamo al termine della nostra gita, molto bella, rilassante, piacevole, un bello scenario, ve la consiglio. Per poter noleggiare quindi il pedalò bisogna venire qua a Pusiano, è gerente con lo staff che è sempre molto gentile e disponibile, vi affitterà appunto il pedalò, vi chiederà dei documenti e vi fate il vostro giro, una domenica diversa. Ci vediamo con il prossimo video, grazie mille, ciao!